H, come quando ho H, fame, va bene, mi vengono in mente delle idee. Allora, il panino con la gallina avanzata può essere un miracolo. Guardate, ve lo faccio vedere, ma vi faccio anche una cosa che normalmente non si deve fare. Uno, se prende un panino o una schiacciatina, tac, e ci mette, vedete, un po' di lattughina bella, croccante, e poi se avete dei peperoncini, quelli sott'aceto, io mi faccio far venire dal Mugello e poi li faccio sott'aceto io, e ci mettete dentro la gallina tutta così sfilettata, no, per benino, e mischiata a un cucchiaino di maionese fatta con l'olio, quello buono, e un goccino di limone, allora questo panino, quando poi lo costruite, già in quel momento lì vi parte una salivazione. E la salivazione, dico salivazione perché è ben chiaro che è proprio un atteggiamento automatico della nostra predisposizione, vedete, anche adesso mi sto aumentando, predisposizione a masticare, all'assunzione di qualcosa di buono, e gli enzimi si mischiano al cibo, trac, è la materia che si trasforma in materia, ma che diventa anche spirito, spirito gioioso. Buon panino con la gallina, salve. Dopo, a Natale, quando va avanza la gallina, il giorno dopo, panino con la gallina, salve, buon Natale. Il mio cuore con la mente che ribolle.